Quando nei cespugli dei giardini e dei parchi fanno capolino il pettirosso e lo scricciolo, e tra i rami spogli svolazzano il lui piccolo e la cinciarella, allora vuol dire che l'autunno se ne sta andando. Da questo momento, e per 4 lunghi mesi, sarà un susseguirsi di giornate in cui il sole cercherà di sostituirsi alla pioggia o tenterà di bucare il muro di nebbia, mentre la neve e la brina si alterneranno nei periodi di freddo più intenso. Anche se negli ultimi decenni i cambiamenti climatici hanno completamente stravolto la ricorrenza e l'intensità di questi eventi meteorologici. Durante l'inverno la campagna si riposa, ma l'uomo no. I campi sono punteggiati di aironi guardabuoi e ibis sacri, che vanno su e giù scandagliando il terreno alla ricerca del cibo. In questo periodo le condizioni ambientali non sono tra le più favorevoli e per questo aironi e gabbiani, pavoncelle, colombacci e storni sentono la necessità di aggregarsi, perché assieme è più facile trovare il cibo e difendersi dai predatori, anche durante la notte, che viene trascorsa in affollati dormitori. Durante l'inverno, mentre la poiana spia le prede dall'alto di un posatoio, i gufi comuni passano il giorno sonnecchiando tra gli alberi, pronti a entrare in azione al crepuscolo per dare la caccia a piccoli mammiferi e uccelli.
Nelle poche zone paludose sparpagliate lungo il fiume si raggruppano le piccole loquaci alzavole che si uniscono ai germani reali, alle folaghe e alle numerose gallinelle d'acqua, mentre cormorani e marangoni minori pescano indisturbati assieme a qualche irone cenerino, airone bianco maggiore e garzetta.